Ciao a tutti, benvenuti e ben ritornati sul mio canale di bellezza naturale. Io sono Laura e per chi ancora non mi segue, non mi conosce, sono una grande appassionata di cosmetica naturale e il mio interesse è quello di condividere e divulgare tutta la mia passione, tutta l'esperienza che ho imparato negli anni di ricerche, prove e studi. Oggi voglio parlarvi e spiegarvi come preparare uno shampoo molto buono che stimola la circolazione, facilita la pettinabilità dei capelli e riporta in equilibrio il cuoio capelluto. La ricetta è semplice, con pochissimi ingredienti e funziona molto bene, per cui seguitemi con attenzione e provate a farlo che è molto divertente. Shampoo ace, rinfrescante e stimolante. Ingredienti: mezza arancia non trattata oppure 5 gocce di olio essenziale di arancia dolce. L'arancia è molto amica dei capelli, essendo ricca di vitamina C e antiossidanti, rende i capelli lucenti e va benissimo per tutti i tipi di capelli. Non essendo periodo di arance, usate tranquillamente l'olio essenziale. Un cucchiaio di carota grattugiata. La carota è ricca di vitamina A, vitamina B e ha tantissimi sali minerali. Questo aiuta a farli crescere più velocemente, li rinforza e ne previene caduta e rottura. Poi rende i capelli lucidi e molto morbidi. . 70 ml di acqua. L'acqua serve per diluire e, vista la sua presenza, il prodotto si conserva tranquillamente per 2 settimane a temperatura ambiente. 50 g di base per shampoo. La base per shampoo serve proprio per fare il nostro prodotto. Lo potete acquistare tranquillamente nei negozi specializzati, nelle erboristerie. Vi lascio anche un link qui sotto nella descrizione di una farmacia online che vende le materie prime per tutti i nostri cosmetici ad un prezzo vantaggioso. Un pizzico di sale. Il sale è un ingrediente incredibile. Diciamo che a livello alimentare non è molto salutare, ma nella cosmetica è fantastico, che si usa sia per il corpo che per il viso, e per quanto riguarda i capelli ne migliora la salute, ne stimola la crescita e tratta tutti i problemi del cuoio capelluto come sebo, cellule morte. Preparazione: mettere tutti gli ingredienti tranne lo shampoo in un contenitore con tappo a vite, agitare bene e lasciare riposare per una notte. A parte, grattugiare la buccia d'arancia e spremerne il succo. Se ovviamente non avete l'arancia, usate il nostro olio essenziale. Il giorno seguente filtrare il liquido attraverso un setaccio sottile o un colino per il tè. Mischiare con lo shampoo e mettere il tutto in un flacone. Utilizzo: distribuire bene sui capelli umidi come uno shampoo normale. Lasciare agire e sciacquare. Questo shampoo può essere tranquillamente usato anche per la pulizia di mani, viso e corpo. È adattissimo per il viso se avete una pelle stanca e stressata, perché dà vigore e rinfresca. Ecco qua, questo shampoo ti conquisterà con il suo buonissimo aroma, dona energia e anche vitalità. È un prodotto ideale per la detergenza del viso, corpo e capelli di tutta la famiglia, perché ha una formula delicata
e senza tensioattivi aggressivi, per cui fatene buon uso, fatene scorta. Spero di esservi stata utile, mettetemi un like se questo video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi se non siete ancora iscritti e ringrazio tanto chi mi segue. Scrivetemi anche un commento per qualsiasi domanda o richiesta, attivate la campanella così da non perdere nessun video. Io tornerò presto, sempre con video ricette e consigli per il viso, il corpo e i capelli. Un bacione, ciao ciao!